musica. Questo è un pipa antico. È arrivato in Asia centrale, in Persia, circa 2000 anni fa, attraverso la via della seta. Ecco perché non stona all'interno del Silk Road Ensemble. Il camancia è uno strumento ad arco. La differenza con gli altri strumenti ad arco è che nel suonarlo lo si rivolge verso una specifica direzione per poter raggiungere diverse corde. Per suonarlo si usano 5 dita, si possono usare anche delle unghie finte, ma questa è un'usanza molto moderna. È iniziata negli anni 50 usando 4 corde e delle bacchette. Vuman e Kayan Kalor fanno parte del Silk Road Ensemble, un gruppo composto da musicisti di diverse culture. Il progetto prende il nome dalla famosa Via della Seta, punto d'incontro tra Europa, Asia ed Oriente. Sembra diverso dal violino occidentale, ma di base è lo stesso concetto. In qualche modo, lungo il cammino della storia, questo strumento è arrivato in Persia e poi è giunto fino a Cina e Giappone, quindi in Europa. L'impressionante varietà degli strumenti rende questo gruppo unico al mondo. Creato nel 1998 dal violoncellista Yo-Yo Ma, trova la sua ispirazione nello scambio delle idee. Il gruppo vuole tramandare la propria esperienza alle future generazioni. Nel corso del tour asiatico sono stati organizzati workshop come qui a Seoul. I ragazzi della Sejong Youth Harmony Orchestra hanno dagli 8 ai 12 anni. Prendono lezioni gratis, le loro famiglie non possono permettersi di pagare corsi di musica. Quello che amo di più è lavorare con persone che non hanno tutte le opportunità di interagire, imparare, o che mancano di un contatto diretto con la creazione di qualcosa. Penso che organizzare workshop sia un modo per rendere le nostre performance indimenticabili, indimenticabili per qualcun altro oltre che per noi stessi. Puoi sperare che per qualcuno queste esperienze, accumulandosi, arrivino a formare un individuo. Il gruppo è in costante viaggio, colmando il vuoto che separa la musica orientale da quella occidentale. È un tipo di musica diversa, è un altro linguaggio. È pieno di colori e impari a pensare in contesti più ampi di quelli che usi nella tua cultura musicale.